Eccoci qui di nuovo con Valentina. Ciao Valentina, Ciao. non ho sbagliato il nome stavolta, perché ho sbagliato i nomi, troppe ragazze che arrivano. Oggi parliamo di fare conoscenza al mare. Non so quando uscirà questo video, adesso siamo il giorno sabato 9 di aprile, 13 e 28, ok? E insomma comunque arriverà bella stagione, sento che qua già c'è un buon clima. Per cui niente, diamo qualche suggerimento su fare conoscenza al mare, ti do la mia opinione. Io credo che una ragazza quando arriva al mare dica, ok, se ci sta anche un modo per ricordarsi ancora di più di questa vacanza, grazie a una conoscenza entusiasmante, meglio. Vero, diciamo che poi dipende anche sempre da ragazza a ragazza, un po' tutto dal contesto, però io mi ricordo soprattutto magari quando avevamo 20 anni, io ero super fidanzata e c'erano le mie amiche fissatissime che no, assolutamente devo conoscere qualcuno, devo fare qualcosa con qualcuno, altrimenti la vacanza non è stata vissuta. E quindi ogni sera l'intento era quello di trovare qualcuno, di trovare qualche ragazzo a qualsiasi costo, a qualsiasi prezzo. Quindi sì, molte ragazze ragionano così, è vero. E in generale, secondo me, per tutte le cose, dipende sempre anche da che persone conosci, dall'ambiente, puoi conoscere persone al bar, in libreria, sul treno, così come puoi conoscere persone al mare. L'unica cosa è che al mare è un pochino più, diciamo, carino, forse perché uno si lascia dietro le preoccupazioni dell'anno, e quindi cerca di liberare la mente, di ritornare a quella spensieratezza magari dell'adolescenza che ti faceva vivere un pochino più rilassato, e quindi è bello perché riesci comunque a fare esperienza e sei lì per rilassarti, conoscere persone e stare con le tue amiche. E quindi secondo me è un qualcosa in più, però non deve essere proprio una fissazione come appunto avevano queste mie amiche, che poi dopo diventava una malattia, non un qualcosa di piacevole, ecco. Io voglio raccontare un aneddoto adesso che non sa nessuno, so solo io. Praticamente mi ricordo quando ho conosciuto una mia ex a Jesolo, forse era l'estate 2014, sì, 2014. L'unico giorno, l'unica serata che faccio a Jesolo nell'agosto o nel luglio del 2014, alle 3:30 di notte, conosco questa ragazza, dal vivo ovviamente, in discoteca e poi noi abbiamo iniziato a uscire, ci siamo fidanzati e tutto, siamo stati insieme un anno e mi ha confessato che dopo che ha lasciato il numero a me, cioè comunque nella restante parte della serata ha conosciuto un altro ragazzo che se lo era baciato. Sì, però detto, poi non ci ho fatto niente perché a livello di chat eri molto più interessante te. Però vedi che questa cosa qua è giusta, è che dice lei, cioè le ragazze al mare tendono, poi tra l'altro per lei era la sua prima vacanza, quindi Ah, quindi era ancora un po' così la novità, cosa fare, cosa non fare, quindi era anche un po' fomentata da Esatto, tutto, ci quindi stava, vabbè. questa foga del, come dire, di divertirsi, di fare la vacanza memorabile, cioè ce l'aveva, no? Poi vabbè, era molto giovane, aveva 19 anni o 18 anni, non mi ricordo più. E, no, forse 19, e quindi cioè, era all'inizio. E, ok, un'altra cosa che io voglio discutere con te è questa, cioè che al mare le donne un po' se ne fregano della paura del giudizio. È vero, al mare le donne sono un pochino più Libere. libere, sarà al mare, sarà il sole che dà un po' alla testa, sarà l'alcol, ma probabilmente perché d'estate forse anche le donne si sentono un po' più sicure di sé, un pochino più interessanti, vuoi per l'abbronzatura, il trucco. Il fatto di essere in vacanza dopo un anno di sacrifici, e secondo me è anche un po' questo che le rende un pochino più magari interessanti, e quindi si sentono proprio libere di fare qualsiasi cosa, ecco. Cosa che magari se facessero il loro paese
sarebbero molto più attente comunque nella velocità perché, sai, mi vedono tutti, mi conoscono Esatto, tutti, cosa che esatto. ve la dica, Anche bla se in bla bla. realtà attenzione alle mete estive, perché spesso se uno sta troppo nel Mediterraneo, comunque capita di beccare il tuo vicino di casa, quello che abita a 5 km da te, l'amico del tuo ex. Ci sono un po' queste Sì, no, è situazioni vero. Io mi e ricordo quando sì. sono andato in Messico nel 2019 a Bacalar, andate a vedere dov'è Bacalar e vi suggerisco di andarci vicino al canale dello Spiratas. Voi non sapete dov'è il canale dello Spiratas. E caspita, ho trovato una famiglia di veneti, cioè, Messico, posto sperduto, famiglia di veneti, ok? Daniele qui ci dice che lo spezzatino è pronto, quindi noi andiamo a mangiare. Un saluto.